I giudizi sono dei sassi scagliati contro le persone. Perché questo nostro bisogno di punire gli errori degli altri? Potremmo giudicare senza conoscere i fatti o la vera intenzione delle persone. Oppure potremmo sentirci superiori e migliori degli altri e allora usiamo l'errore dell'altro per esaltare noi stessi. Alcuni giudicano per nascondere la propria mediocrità e per non sentirsi colpevoli per essere così come sono, siccome non hanno intenzione di cambiare atteggiamenti. Altri ancora, non avendo sofferto davvero nella loro vita, sono intransigenti con chi sbaglia e con chi cade sotto il peso del dolore. E Gesù cosa ha fatto? Il Signore si alza in piedi e sfida i presenti. Non nega che il peccato vada condannato, ma che chi può farlo sia senza peccato. Il giudizio sulla persona spetta solo a Dio e per questo motivo nessun uomo può disporre sulla vita di un altro. Gesù Cristo è Dio, perciò invece di giudicarla, sceglie di liberarla dalle sue catene. La donna capisce di essere liberata da ogni vincolo con il male. Si è sentita amata da qualcuno e non usata. Meditiamo oggi sul nostro modo di pensare sugli altri. Il sasso da scagliare contro la donna è oggi nella nostra mano. Cosa vogliamo fare? Per cosa devi chiedere perdono a Dio? Ti sei sentito giudicato da qualcuno? Per quale motivo tu giudichi gli altri?